Bella a tutti ragazzi, bene, ritornati a Fosso Joker. Siamo tornati, signori, di nuovo su House Flipper. Me lo state chiedendo da parecchi giorni, ragazzi, e sono finalmente tornato. Ma vi chiedo solamente di avere leggermente pazienza, ragazzi, perché sto portando un po' di tutto sul mio canale. Ho alternato con qualche vlog, ho alternato comunque con il nuovo gioco, il Pianeta delle Scimmie. E sto cercando di portarvi un po' più di robietà qui sul canale. Quindi mi raccomando, ragazzi, siamo tornati, ma voglio tutto quanto il vostro supporto. Arriviamo subito a 8.000 mi piace, mi raccomando. E vediamo un attimino oggi quello che dobbiamo fare, ragazzi, perché sinceramente mi sono anche scordato quello che abbiamo fatto l'ultima volta. Non mi ricordo proprio. Non so se era sauna a casa nello stato. Non lo so se era questo. No. Ma che mi sa che abbiamo fatto tutto. È vero, qua abbiamo fatto tutto, dobbiamo fare solamente il lavoro. Allora, noi qua abbiamo casa in possesso. Questa qua, ragazzi. Ah, noi è vero, stavamo sistemando questa casa. Dobbiamo sistemare questa casa per andarla appunto poi a rivendere. Che già l'altra volta avevo fatto qualcosina, infatti, ecco, quindi mi ricordo, ragazzi, madonna, vedi, quando non giochi già un po' sto gioco è così proprio. Quindi abbiamo fatto tutta la rosa lilla e cacchi vari, che non è assolutamente male. Abbiamo fatto questa, ok, perfetto, ci sta. Quindi questa parte sopra l'abbiamo fatta. Quindi dovrei fare il bagno, che pure è grosso sto bagno. È vero, mi ero dimenticato, ragazzi, che c'era da fare qualche bel lavoretto. Allora, io direi subitissimo, piastrelle da pavimento, anzi da parete. Vediamo come vogliamo fare questo bagno. Come lo vogliamo fare questo bagno? Io direi di farlo tipo così, raga. Dai, cambiamo un pochettino. Questi ne prendo almeno tre, perché secondo me comunque servono. Il bagno è grande. Ok, io direi di prenderne tre. Poi vediamo un attimino. Facciamo così. E direi di andare, ragazzi. Quindi iniziamo a mettere tutte le piastrelle da parete qui sul bagno. Facciamo questo qui, che poi il bagno, vi ripeto, è molto grande. Non so, ragazzi, se allestirla al 100% la casa, quindi metterci i divani, tutto il resto, scrivanie e cose varie, oppure gliela diamo solamente non arredata, quindi solamente ristrutturata ma non arredata. Vediamo, ragazzi, vediamo. Una volta che abbiamo terminato, facciamo partire l'asta e vediamo quanto ci abbiamo riguadagnato. Ok, allora, abbiamo fatto, ragazzi. Ho messo tutto quanto, quindi queste le posso anche rivendere. Dobbiamo acquistare il radiatore, roba così. Ma vediamo un attimino, che può essere pure che non acquisto niente di questo, raga. E quindi la vendo totalmente al naturel. Madonna, guarda come sto lavando la finestra, con stile proprio. Mamma mia, ragazzi, incredibile. E questo pure l'abbiamo fatto. Allora, aspetta però, che abbiamo fatto? Il pavimento mi fa cacare, che abbiamo fatto. Punti abilità, piastrelle. Posso piastrelle, panni più veloci, montaggio veloce. Intonacoda più veloce, vai, miglioriamo questo, così andiamo tutta a 3, perfetto, ragazzi. Posso provare a mettere queste qua? Vediamo come ci sta, va. Ma dai, ci sta anche abbastanza bene, ragazzi. Che è bellissimo. Bellissimo, ragazzi, mi piace questo. Oh, sta casa, raga, mi sta piace più di quella mia, porca miseria. Qua sotto, sì, abbiamo garage, abbiamo quello che vi pare, ma non so quanto mi convenga adesso andare a ristrutturare qui. Ma secondo me, ragazzi, ci siamo. Allora, io voglio provare a fare una cosa. Visto che qua abbiamo sistemato tutta la casa. Ok, l'abbiamo sistemata tutta quanta. Io direi di vendere la casa. Vediamo quello che esce fuori. Noi abbiamo acquistato questa casa per 78.128. Il budget attuale va a 55.000. Boh, proviamo ad iniziare. Va, vediamo un attimo di iniziare quest'asta. Ok, non lo devo cucinare. Camera da letto. Dai, non mi dici che devo per forza sistemarla tutta, perché sono. Ok. Qui vogliono che sistemo tutto, raga. Guarda, se dovesse arrivare intorno ai 100.000 la venderei immediatamente, perché così abbiamo un profitto di 20.000 più o meno. Non è che mi faccia impazzire. Cioè, abbiamo fatto un utile di 60.000 euro, perché comunque abbiamo venduto mobili venduti 49.000, sono quelli che abbiamo guadagnato. Non lo so, ragazzi, 92.000, voi che dite? Rifiutiamo. Vai, rifiutiamo, paghiamo la multa. E allora niente, ragazzi, ci conviene andare leggermente a sistemare tutto, quindi mettiamo un po' il letto, roba varia. Cerco di sbrigarmi in qualche modo, perché sennò qua finiamo dopo domani. Ok, abbiamo messo anche un po' una piccola parte della cucina, ragazzi, che tanto qua gli serve giusto quello. Qua possiamo mettere. Oddio, questo è il salotto. Mettiamo il tavolo con le sedie. Ok, un tavolino.
Allora, vediamo un po' di mettere una TV. Che ne so, TV questa qua sospesa. Vabbè, gliela metto qua io, sti cazzi. Ma che ce ne fotte a noi, raga, ma va bene così. Ma va benissimo così, ragazzi. Ma che me ne fotte a me, guaio. Qua ci metto il divano. Ma non so manco io che sto a combinare, raga. Però penso che va bene così. Poi, andiamo qua. Mettiamo. Mi serve lavello. Ok, questo pure è messo. Qui mettiamo una bella toilette. Quindi vediamo se qua la troviamo senza. Eccola qua. Mettiamone una che costa pochissimo. Che è nata, non ci interessa, ragazzi. La andiamo a montare. Comunque, qua io ho detto. Spero di fare almeno un profitto di. Cioè, di vendere almeno sui 100.000 euro sta casa. Però vediamo un attimo, ragazzi. Perché non è proprio facilissimo. Però già comunque stiamo guadagnando tantissimo. Anche col fatto che abbiamo. Cioè, che detto c'era quel quadro, quella roba lì. Perché poi dobbiamo andare a comprare quell'altra casuccia. Che comunque dobbiamo poi andarla a rivendere. Quindi dobbiamo guadagnare tanti soldi, ragazzi. Ci sta da fare, ci sta da fare. Allora, qui abbiamo sistemato tutto quanto. Il bagno è messo. E non ci possiamo lamentare. Qui c'è tutto, ragazzi. Al massimo diamo una pulita che vedo qualcosa di sporco qua. Eccola qui. Perfetto, finalmente ordine, vedi? Abbiamo messo un po' più pulito. Raga, io la vado a vendere, molto velocemente la vado a vendere. Dai, adesso come va? Va, ragazzi, vediamo un po'. Iniziamo l'asta. Perfetto. E questa cucina fa come cazzo ti pare? Oh, vedi? Vedi, ragazzi, 116.000 già, minchia! Cioè, abbiamo speso pochissimo. Un po' vuote queste pareti, mi frega anche a dimenticare solo i quadri. 118.000, madonna mia ragazzi, abbiamo fatto un botto di soldi. 119.000, dai, 120.000. 121.000. Bene, ma se per me se ci fosse due, non c'ho posto da fare due camere. 122.721. Mizza, ragazzi, un profitto di 87.000 euro. Io provo a negoziare un po' l'offerta di 30.000 euro, vediamo un po'. E niente, quindi accettiamo. Accettiamo, ragazzi. Accettiamo, firmiamo il contratto. Obiettivo sbloccato. E abbiamo venduto la nuova casa, ragazzi. Quindi casa venduta. Adesso abbiamo 174.000 euro, ragazzi. Un po' mi dispiace perché sinceramente quella casuccia era molto carina. In possesso ce n'ho solamente una perché l'altra l'ho venduta. Eccola. Però l'ho acquistata, cioè, 78.000 ragazzi, lo vedo a 100 e passa 1.000, quindi ci sta, più tutto quello che abbiamo trovato dentro. Tanta robetta. Da acquistare, allora, noi adesso con 170.000 euro. Quante ne possiamo comprare, ragazzi? Mamma mia. Cioè, addirittura ci possiamo comprare questa qua da 157.000, però noi avevamo detto, dovevamo comprare quella da 109.000 euro, ragazzi, questa. Da 109.947 euro. Quindi mi raccomando, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti se andarla a comprare o meno. Io intanto vado ad accettare il lavoro. Non parlo ancora bene il polacco, il quale mi piace molto. Ho comprato una casa, soprattutto di grandi dimensioni. Tutto deve essere fatto a casa. Beh, il problema è più importante è che la casa non è la sauna. Le sauna sono molto popolari nel mio paese. Mi piacerebbe avere una sauna qui. Ah! Dobbiamo andare a costruire anche una sauna. Megocomeri. Mego come, ragazzi? Quindi iniziamo a lavorare anche qui. Perché dobbiamo costruire una sauna. Guarda questo, già che bella casetta che c'ha, eh. Guarda che roba. Oddio, com'è particolare sta casa. Oh mio Dio, bianco e grigio. Dobbiamo dipingere. Qua dobbiamo dipingere con piastrelle da pavimento. Ok, stare dispositivi. Qua c'è tanto da fare, raga. Mamma mia, quanto è bella, però. C'è tanto da fare, però è veramente bella sta casa. Allora, ragazzi, facciamo così. Questo video per oggi è terminato. Io ovviamente spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è così anche per voi, un bel pollice in su, commentare, condividete, passate la pagina Facebook e Instagram, trovate il link in descrizione. Dobbiamo andare a fare questa casa che ci sarà veramente tanto da fare. Dobbiamo costruire una sauna, quindi, madonna mia, abbiamo venduto la casa per 120.000 euro, più di 120.000 euro, quindi sono molto soddisfatto. Mi raccomando, ragazzi, passate qua a fianco a me per vedere altri due video se tante volte ancora non l'avete visti. Cliccate sull'iconcina JKR per iscrivervi al canale. Una volta iscritti al canale, cliccate sulla campanella per farvi arrivare sempre le feedback che YouTube sfacciola. Fatemi sapere se ho fatto bene qua sotto nei commenti a vendere la casa per quel prezzo, ma secondo me è stato veramente ottimale. Grazie anche a voi per i consigli, per avermi fatto prendere quella casa che nascondeva i tesori. Al prossimo appuntamento, ciao ragazzuoli!